cui sono veramente orgoglioso, è stata la girata a tagliare i capelli alla regione e alla provincia statuto speciale. Buoni altoatesini, Trento, che sono così bravi a amministrare perché tutti i soldi ce li mettiamo noi. Quando siamo entrati in Europa hanno abolito l'IVA all'interno dei paesi comunitari. L'hanno abolita dappertutto, ma loro continuano a prendere il contributo per l'IVA che non c'è più. Per cui prendono dei soldi dallo Stato che lo Stato non incassa più. Poi c'hanno anche un altro fondo di riequilibrio. Io ho visto passare questi due fondini, 4 miliardi e mezzo a Trento e 3 miliardi e mezzo a Bolzano. E io ho detto, a che glieli fermo? E c'è stato Letta e Berlusconi fa, ma sei matto? È illegale, sicuramente è illegale. Ma ci mandino gli avvocati, ci facciano un decreto ingiuntivo e intanto glieli fermo. Me li hanno lasciati fermare, sono venuti con la coda tra le gambe e le orecchie belle basse a trattare finalmente i loro trasferimenti e hanno sottoscritto di rinunciare ogni anno, quindi è strutturale, a 1 miliardo e 300 milioni che rimettono sul piatto di tutte le regioni. E ho chiuso e banca la firma con la regione Val d'Aosta, perché anche loro hanno capito che lo stesso faranno con i comuni del Piemonte. Il Friuli era messo abbastanza bene, quindi la chiudiamo abbastanza alla svelta. La Sardegna la si aggiusta, poi mi tocca andare in Sicilia e lì, ragazzi miei, io non so se mi vedrete più, perché mi hanno già preso giù le misure per mettermi in uno di quei pilastri del ponte.